Buongiorno a tutti, eccoci tornati con una nuova puntata del gameplay. Allora, siamo come vedete qui alla clinica e direi che possiamo fare così. Saluta il paziente calorosamente. Ok, dicevo, siamo qui alla clinica perché avevamo appunto Simone al lavoro, Gabriele a scuola, ma adesso è tornato. Perché questo non me... Ah, ok. E quindi nulla, questo era quanto detto. Torniamo alla clinica, vediamo un po' come va. Volevo almeno arrivare a 4 stelle, vediamo un po' se ci riusciamo. Tanto sviluppo l'abilità di programmazione, perché sappiamo che vogliamo farlo diventare un informatico. Ok, allora, ascolta il cuore. Avevo, se non ricordo male, aumentato anche un po' le terapie e tutto quanto. Beh, dopo magari diamo una ricontrollata. Ok, terapia, iniezione, carico antivirale. Prima una è andata via con la stellina 4, quindi non so, però ci proviamo. 4, vedi? Sì. Ci occupiamo noi di quest'altra. Tanto che lei se la balla, se la vive serenamente. Beata lei. Allora, ascolta il cuore, esamina la bocca, pelle e pelo. E di solito con tre cose, ormai che è esperta, bastano. Terapia. Spray disinfettante. Benchui Kabaya? Yes. Tempi di attesa sono ridotti all'essenziale. Sì. Gli occhi. Zampe gravemente elevate. Questo giro non è servita a nessuna postazione chirurgica, ma va bene così. Ok, 3 stelle, però dai, va bene. Mi produci per favore? Grazie. 4, vedete? Alla fine turno, quando vanno via, mi dà sempre questa cosa qui. Allora, intanto paghiamo le bollette. Non mi abituerò mai a questo menu. E poi mangia, dai. No, non abbiamo ancora ottenuto la stella. Va bene. Torniamo a casa. Eccoci qua. Allora, ho trovato questi due qui a fare i compiti e mangiare, quindi perfetto. Lei nel panico perché ha paura del buio. Ma va bene, però mi piace vederli qui entrambi. Dai. T'è passata, hai paura?
Sì, dai, è andata. E vai qui. Butta il cibo avariato. E poi volevo farle indossare un attimo la divisa, se gliela riesco a rimettere, perché non sono sicura. Mannaggia, mi sa di no, volevo fargli una foto, ma no. O almeno, magari me la sono persa io. No. Nulla, peccato, perché mi sarebbe piaciuto fare una foto tutte e due in divisa. Comunque direi che potrebbero farsi un bel fichi fichi. Che non guasta. Io stavo anche pensando alle future coppiette, cose così. E ne avevo visto che, insomma, secondo me tra loro due potrebbe esserci qualcosa. Ah, è Luna, no, dai. Dunque, lui è a livello 9, diagnostica la malattia di 5 pazienti. Magari potremmo andarci, boh, vediamo. È che lui finisce alle 19, quindi non volevo proprio perdermi tutta la giornata. Allora. Io ho visto che lui oggi non va al lavoro, quindi direi che potremmo fare qualche cosa anche insieme. Cioè, lei ha preparato un minestrone per colazione? Chili di verdure, seriamente. Bene. Chiacchiera con Ira. Ma come? No. Stavo pensando, magari di organizzare un raduno del club. Potevano vedersi a pranzo fuori, avevo pensato. Allora fate una corsetta. Tu mangiati qualche cosa. Che adesso andiamo con gli altri. Lei comunque sta benone. Direi che possiamo organizzare un pranzetto fuori. Ci vediamo poi col club. E allora, eccoci arrivati. Allora, sì, lo so che è un pranzo e io li ho fatti venire qua. Volevo prendere qualcosa al chiosco, ma si vede che non è il caso perché stranamente a Brindleton Bay piove. Mannaggia. Vabbè. Allora, ma io posso assumere anche un cuoco, per curiosità? Assumi personale, fornitore di catering. E specifico che cos'è? Non l'ho mai fatto, sapete? Ah, no, lasciamoli stare. E chiacchierate un po', rallegra. Entusiasmati per la musica pop. Presentazione, vabbè, ci sta dopo un po'. Così ci prepara da mangiare. Detta proprio come va detta, e possiamo pranzare qui. Diciamo che è il loro bar solito dove si trovano a chiacchierare e insomma a passare una bella serata, cioè insomma, una bella mattinata, un martedì a voilà. E ci beviamo tutti una birra. Gaffa flippa!
sta preparando, eh. E niente, io volevo farle un po' chiacchierare, intanto volevo guardare, qui lui è al 9, abbiamo detto, e lei, la stella ancora non era riuscita a prenderla, però ci siamo quasi, dai. Mettiamo qua. Cos'è? Mousse al cioccolato. Ah, vedi mo che tutti ci vanno. Spettegola. Abbracciati, Anna, dai. Molto felice lui, molto fiducioso. E prenditi cura di te. Eccoli qua. E questo? Nairobi? Ma sei bellissima! Il vino rosso, ed era eccellente. Va in cucina! Vabbè, adoro. Ah, si è preso da mangiare? Ma tu chi sei? Ok. La faccio conoscere anche tutti gli animali, visto che lei aveva l'aspirazione che non riusciremo a completare, temo, però. Dai, presentati. Perché non li accarezza? Boh, io non capisco. Non capisco, non capisco. Adesso mi sono impuntata. No, non li considera come amicizie, giustamente. Tu tornatene a casa intanto, va. Perché compare sempre Ira? Non mi piace per niente. Nairobi. Oddio. Tu sei Cupcake? Ti avevamo già conosciuto. Però non stiamo... Ah sì, con qualcuno sì. Tu sei Bruto. Diamante. C'ha la tutina anche. Vabbè, niente, dopo aver conosciuto tutti questi gatti, torniamocene a casa.
Allora, eccoci qua, è il giorno successivo e io skippo un po' durante la giornata perché, a parte chiacchierare con Lucy, che questo ce l'ha sempre, sono migliori amici, quindi ci sta, è comparso, flirta con Sofia. E insomma, l'ho presa come un, come dire... Magari mi piace, vorrei uscirci, ecco, per essere conoscenti, però sì, insomma, mi piace. E quindi nulla, io skippo un po' la giornata, probabilmente andremo alla clinica con Golia perché non sta tanto bene, insomma, solite cose, e poi ci rivediamo quando, appunto, Gabriele esce da scuola. E allora, eccoci qua. Dunque, siamo venuti a Brightchester, mi pare, dove c'è il bar, insomma, così per studenti universitari, però ho pensato, dai, è carino comunque anche stare qui, insomma, insieme come prima uscita. Non è un appuntamento, però diciamo che, insomma, sono usciti da soli, lui ha trovato il coraggio e lei comunque ha accettato forse. Ma sì, non ti preoccupare. Appena le divergenze, rallegra. Ho raccontato una storia buffa. Complimento sincero, insomma. Sei molto carina. Non lo so, magari si sono trovati con la scusa di studiare, di insomma preparare una cosa insieme. Lei comunque è magrissima. Poi un piccolo flirt. No! No, siediti insieme. Lamentati dei genitori. Oscar Varick Abenor. Yebs. Come incontro Abinef. imbarazzante, no? Njanga. Taba, Barnoi. Presentazione. Apalachaba. Zobi Zabau. Apalachaba. Cleave. Tanif Boh, Bazoo Pliva. che è successo tra questi due? Non lo so. Pokana. Harfenae Chobaba. Mishi Oba. Enzanook Kasana. Fwis, fwis, cardinal Ah. move. Tananiwa, lamejo, kabah. Ecco, magari potrebbe Asta, essere ad esempio il sator, giorno di un open yabano, day bujing, dell'università e bujing. si sono fermati qui insieme, Blah, magari. blah, 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 blah. Spettegola. Way, bo! Vadish. Abinef! Yaba, Barnoi! Volevo imparare a conoscerla perché non conosco i tratti, però non lo trovo. Impara a conoscere perché lo mette nel gradisce e non gradisce. Vabbè. Amante della musica è buona. Sfoggia l'abito. Dashibi Mashko. Oh, Ishla. Bangrabe Gergadon. Fai un piccolo flirt, dai. Lei che manda il messaggio alle amiche. Ah, sta andando bene. Ah, Kankaroo. Bibid. Fraba Yevka Lorna. No, Urlitz Bagorbine. come? Yevka Bulmsoy. Sistu. Whiff. Pana Yunchi. Ok, contento tu. Whisapatango. Shalbo. Shalbo No. Corbif. Insomma, non è andata molto bene. È sudatissimo, povero. Mannaggia. Vabbè. Dopo questo appuntamento fail, io direi che ci possiamo anche tornare a casa e salutarci qui. Insomma,
Insomma, vediamo un po' come va tra questi due. Sofia è difficile da conquistare, abbiamo capito. E nulla, io con questo direi che vi saluto, anche perché non volevo tenere i video troppo lunghi, soprattutto per il gameplay. E nulla, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!